Ragazze e ragazze, bentornati in un nuovo video. Questo è un video di aggiornamento sulla mia collezione di smalti. Nel tempo si è anche un po' sguarnita perché qualche smalto l'ho regalato e alcuni invece li ho ricomprati. Allora, passo subito col mostrarvi i prodotti. Allora, il primo prodotto che vi mostro è questo asciugasmalto, questo è della Pupa, sono le gocce, questo non l'ho mai utilizzato, sebbene siano circa 2 anni che ce l'ho. Poi vediamo un pochino. Sono un po' in disordine perché li tengo tutti in uno scatolone. Allora, ho questo della Lili Ox, che era un negozietto che c'era a Padova, però non ha tenuto aperto molto, era tipo Kiko per intenderci. E aveva tutti i prodotti comunque low cost, ma erano buoni. E poi questo della Kiko, quello effetto specchio. Poi li prendo un pochino su a caso, Ho questo della Kiko, anche questo azzurro così con i riflessi. Sempre questo blu della Kiko e questo sul marrone, un marrone tipo sì, tinta mattone, sempre della Kiko. In linea di massima sono tutti prodotti low cost, comunque non spendo tantissimo per gli smalti. Questo della Kiko che mi piace molto e anche questo. Poi ho questo che è trasparente con i brillantini rosa, adesso non è che si vede molto, questo è della Pupa e questo della Essence. Poi ho questo sempre della Kiko, un altro della Kiko e questo invece dell'Avon. Poi questo molto bello della Kiko, questo bel colore estivo. Questo della Essence. E questo dell'Avon. Sì, a me è sempre piaciuto comprare smalti. Poi di solito quando ho le unghie più lunghe e ne compro o che me le faccio crescere, ho la tendenza a comprarne un pochino di più. Attualmente ho le unghie corte e senza smalto, perché quando ho dovuto fare l'intervento non bisognava avere appunto lo smalto. Ecco Essence, vedete, questo è l'Aila, quelli che trovavo sulle riviste, e Revlon che avevo comprato in offerta, l'acqua e sapone, perché l'acqua e sapone ha sempre in quei cestoni con tutte le offerte e io ce ne approfitto sempre perché si trova sempre qualcosa di interessante. Poi questo che è quello che fa le striature, e questo dell'Avon ad asciugatura rapida. Poi questo qui dell'Essence, il classico rosa perlato, questo della Quando È, e questo un verde della Kiko. Non so quanti siano, ma un centinaio dovrebbero essere. Poi questo dell'Essence, questo della Kiko. Questo è della Essence, questo me l'ha regalato mia cugina perché a volte è effetto zucchero, perché ci scambiamo i prodotti. E questo invece della Kiko, questo bellissimo colore qua. Poi ho questo del Libre Rocher, ecco, questo l'ho comprato, mi pare, quest'inverno. Questo è l'effetto zucchero. Sì, l'effetto zucchero veramente fa un effetto molto bello della Kiko. Questo effetto gel che dovrebbe essere. Alcuni li avevo trovati sulla rivista e altri invece li avevo comprati in offerta che c'era il duo, mi pare all'acqua e sapone oppure in qualche altro negozio che non ricordo. E questo è della Kiko. Adesso li metto un po' di qua perché non c'è molto spazio. Questa a base della Yves Rocher,
questo è della Kiko, questo è della Laila sempre sulle riviste e questo è un altro della Kiko. Poi questa appunto la base della, cos'era, della Maybelline, non ricordo più di che marca era, quella che vi ho mostrato prima, vediamo. Dov'è? Non la vedo più. Boh, la ritroverò. Beh, insomma, comunque quella è una base, questo della Essence, questo della Kiko e questo di Bottega Verde. Un'altra base della Kiko, questo è della Kiko, un altro della Kiko e questo è sempre della Kiko. Questo è del gel, quello effetto gel della Deborah. Questo è una specie di mattone matte, insomma, della Pupa. Questo è della Kiko, sempre sui giornali della Laila. E questo è di Bottega Verde. Alcuni è da tanto che ce li ho, però sono ancora buoni. Poi quando vedo appunto che sono proprio andati, li butto. Questa la tengo da una vita che ce l'ho, però lo tengo perché non lo fanno più questo prodotto, è comunque ancora valido. E questa sarebbe il Rinnova Unghie dell'Avon, l'ho comprato per un sacco di anni, insomma finché l'ho trovato in vendita ed era un ottimo prodotto per rinforzare le unghie, insomma a me le aveva rinforzate veramente, peccato e non è uno smalto, cioè si applica e nel periodo che si mette non va messo lo smalto, peccato che questo prodotto sia fuori produzione. Poi oh, questo della Kiko, sempre quest'altro della Kiko, Kiko e questo sapete gli effetti un po' particolari della Kiko. Poi ho questo della Kiko, sempre l'effetto quello un po' così, Kiko. Questo un attimo, questo era della, non ricordo più, mi pare di averlo comprato alla Color in Beauty questo. Poi Bottega Verde, Kiko e Kiko anche questo, guardate che bello. Sì, dovrei avere le unghie per mettermi tutti questi smalti che ho, ma purtroppo me le mangio. Poi questo qui, Essence, Kiko, Bottega Verde e Yves Rocher, la linea Luminelle, che non so neanche più se facciano ancora, quindi vedete che alcuni sono un po' datati. Poi, oh, secondo me c'è qualcosa che perde qua dentro, è un po' spiaccicosa la cosa, vabbè. Allora, questo, ecco, questo ad esempio non volevo neanche più di averlo, va bene, questo è il gel Effect, insomma, della Deborah. Poi ho questo della Pupa. Poi, ogni tanto bisogna sbatocchiarli, se no, questo della Kiko. Questo è forse quello appiccicoso, ma non sembra che perda. E questo è sempre della Laila. Sono molto buoni gli smalti Laila. Non so, c'è qualcosa comunque che perde. Va bene che dove tengo gli smalti tengo anche i prodotti finiti in una borsetta, forse è la borsetta dei prodotti finiti che perde. Poi ho questo qui, non so se si vede la marca, Color, è qualcosa. E questo me l'ha regalato mia cugina. Comunque, li ho visti che questi qua li vendono. C'era un periodo che li vendevano anche da Pittarello.
Poi c'è questo della Kiko, molto bello, non so se lo vedete, ma questo è un violetto, è una specie di viola barra rosa. Questo di Bottega Verde. Poi, dov'è che è? Vediamo. Eccolo, spostiamo un pochino. Poi, tra un po' li metterò per terra perché non so dove metterli. Allora ho questo della Kiko. Kiko. Poi c'è questo Kiko, questa specie di marroncino che a me piace molto. Questo della Pupa. Questa specie di verde scuro, verde militare della Kiko. Anche questo è molto bello, mirror della Kiko. Sempre Kiko. Questo l'avevo trovato una rivista, è della Orly, adesso non si vede bene, ma questo è proprio un rosso. Poi vediamo un po'. Kiko. E Kiko, insomma io metto qua sopra così mi creo un po' di spazio. Hop, mi fa anche male il braccio. Hop, hop e hop. Poi vediamo un po'. Allora, questo che mi sa che non ho mai messo, che è questo grigio della Kiko. 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 È un blu quello che vedete. Poi abbiamo questo, ho tolto l'etichetta comunque dell'Avon. Questo molto bello dell'Avon, questo rosa. Questo è della Lailas. Aspetta che ve lo mescolo un po'. Sempre quello, vabbè, che si trovava sulle riviste. Poi cosa c'è qua? Il gel effect della Deborah. Questo è un altro della Lily Ox, quel negozio che non c'è più. Almeno a Padova non c'è più. Poi questo è della Deborah. Questo è del Livre Rocher. Faccio un po' di spazio. Non manca molto. Dunque, vediamo cosa ho che vi mostro questo, questo e questo. Allora, questo della Kiko, secondo me è molto adatto per l'inverno. O se uno ha le unghie lunghe, viene proprio bello. Kiko e Kiko. Poi abbiamo Kiko. Kiko. E di nuovo Kiko. Kiko. Poi questo è della Prestige che avevo comprato. Cos'era la profumo? Non Douglas, quella che c'era prima. Limoni forse, quando c'era ancora limone. E anche questo era della Prestige. L'avevo comprati perché all'epoca che compravo tanti smalti, che avevo scoperto i canali YouTube e avevo visto che c'era questa marca che era pubblicizzata, mi pare, su una rivista o forse l'avevo vista su YouTube, non ricordo. Comunque era il periodo che compravo. Dunque, vediamo un po'. Abbiamo Kiko. Però non rende molto perché questo è proprio un rosso. È un bel rosso anche, non rende molto l'idea, forse perché c'è un po' di ombra, vabbè. Comunque Kiko anche questo. Poi, ah, ecco, vedete qua. Forse questo bisognerà buttarlo. Va bene, questo sarebbe Kiko perché vedete quando il prodotto si separa un po' dal resto.
E questo è il primer per i cose, per li, perché avevo comprato quelli in gel della Laila, ma quelli da usare senza lampada. E per usarli bisogna usare la loro base. Poi anche questo della Kiko. Kiko Kiko di nuovo. Adesso questi li piazzo qua sopra. Scusate se non ho diviso per colore, ma appunto come vi dicevo ce li ho tutti in questa cesta e quindi li ho tirati fuori così anch'io. Poi vediamo. Ecco qua. Allora ho Kiko. Kiko, Bottega Verde, questo dell'Yves Rocher, quindi preso appunto quest'inverno. Kiko, ecco quelli così con i brillantini non li uso molto perché appunto sono trasparenti solo con i brillantini, mentre a me piace appunto che il colore si veda. Poi ho questo sempre trasparente, questa gel, la base appunto della Deborah. Questo è della Pupa. Qua, manca poco. Quindi Kiko, anche questo mi piace come colore, qua non rende molto ma è molto carino. Questo non so se l'ho mai usato, Kiko. Questa invece vedete usata è la base dell'Yves Rocher. Poi ho, ma questo ho usato pochissimo, che è il decoratore, il pennellino sottile per fare le decorazioni della Essence. Poi vediamo, qui ho tutti i miei smalti più due grandi. Allora ho questo, ho azzurro della Kiko. Queste che le avevo comprate, sono delle polverine, delle, no, non pagliuzze. Vediamo cosa sono. Sarebbero microcristalli brillanti che si usavano con lo smalto della Pupa, ma non li ho mai usati. Poi ho questo, è di Bottega Verde, Luminelle Yves Rocher. Questo appunto Kiko, come vedete sono abbastanza pieni questi qua con i brillantini perché appunto più di tanto non li uso. Questo appunto invece è di Bottega Verde, Yves Rocher, sempre Yves Rocher e sempre Yves Rocher. E infine, quasi infine, ho Yves Rocher, questa è una bella tonalità, adesso qua non si vede, ma questo è un bel colore. Comunque quelli della Luminelle mi piacevano. E anche un altro qua della Luminelle. Poi vabbè, qua ho un po' di queste, adesso non me le mostro tutte perché sono quelli per gli smalti, quelli magnetici. E poi ho degli smalti nascosti qua dietro. E adesso prendo, vediamo che è questo. Questo non è uno smalto, ma ve lo mostro lo stesso. Allora ho lo smalto qui della Pupa, che è questo effetto gel ed è questa colorazione che è una specie di rosa matte, che prima vi ho mostrato la base. Poi ho questa combo che avevo preso appunto in offerta all'Acquasapone quest'inverno, effetto gel, quindi la base più appunto lo smalto. E mi pare di averla pagata 5 euro, era proprio un'offerta. E questo che è un prodotto che ho comprato appunto quest'inverno, devo ancora provarlo, che sarebbe un rinforzante per le unghie, però non ho ancora capito come funziona, perché insomma l'ho comprato ma devo ancora usarlo. Bene ragazzi e ragazze, vi ho mostrato tutta la mia collezione di smalti, grazie a tutti della visione, ci vediamo al prossimo video.